caldo e il freddo e il fotovoltaico per la parte elettrica, no? Però era importante questo perché per capire il rapporto tra la forma e le performance, siamo passati da un edificio, questo è l'esistente, questo era il primo progetto, poi non, con questo perimetro non riuscivamo solo per la forma ad ottenere una certificazione energetica di classe zero, praticamente a zero consumo, perché avremmo dovuto utilizzare tutti i vetri tripli che non sarebbe stato nel budget, no? E quindi la forma è cambiata creando una forma più compatta che evidentemente ha molta più efficienza dal punto di vista termico dell'edificio. Quindi questo ha condizionato molto dal preliminare al definitivo fino a dire che questa forma e questa sono molto vicine dal punto di vista della performance, no? E quindi anche lì era per dire che il nostro lavoro, noi abbiamo nel nostro ufficio due persone che si occupano solo di energetica, ma lo facciamo non perché vogliamo fare gli ingegneri, che non è il nostro mestiere, ma è molto importante per noi avere qualcuno dentro lo studio che ci aiuta nelle fasi di progettazione per avvicinarci all'obiettivo e poi lavorare con gli ingegneri, no? Questi sono poi i modelli di studio. Ecco, questa è un po' l'idea che questo è un po' come un grande pezzo di ghiaccio posato su questa piazza. Quando nevica, la neve formerà un altro edificio, perché la neve si poserà, cambierà la forma e questo permetterà di costruire un edificio che con il clima cambierà. E poi è una forma compatta, quasi tutta isolata, qui c'è una piccola percentuale di vetratura, molta luce viene dall'alto e dalla facciata dietro. Ed è un po' questo il riferimento tra questa immagine e questa, no? Noi adesso abbiamo terminato il lavoro esecutivo e quindi parliamo di costruire questo nell'arco dell'anno che viene, no? Allora volevo raccontarvi una brevissima storia per farvi capire anche il senso di questo rapporto tra la forma, il linguaggio e l'architettura. Qui siamo a Palladio, Villa Carli, Costozza, siamo nel Vicentino e questa villa è molto famosa, soprattutto ai tempi di Galileo Galilei, l'astronomo. Perché lui racconta nel suo libro, se leggi la storia, la sua biografia, a un certo punto Galileo Galilei dice: siamo andati in una villa dove c'era una festa bellissima, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, e poi c'era un caldo tremendo, e l'unico posto dove c'era un po' di fresco era al primo piano, dove c'era una griglia per terra da cui usciva quest'aria fresca, no? Ancora oggi c'è questo, è un ristorante, no? E sono andato a studiare perché che cosa succede lì, no? Poi c'era un giardino che era molto conosciuto perché era un giardino dove le signore andavano, siccome le donne in quel periodo avevano quei vestiti grandi, no? E c'era questa cosa un po' erotica che le donne sentivano come delle mani che toccavano le gambe, no? Allora era anche un po' un luogo un po' particolare, no? Ma tutto questo da dove viene, no? Viene da un accorgimento straordinario, perché questa villa è stata appoggiata a una collina, dove dentro c'è, in italiano si chiamano covoli, è una specie di grotta. Questa grotta, ovviamente, dentro l'aria è più umida, è più fredda, quindi è più pesante, e quindi tende a scendere verso il basso, e come un pozzo artesiano, no? Scende in pressione e poi l'aria sale, e raffresca il piano nobile di questa casa, essendo poi più fredda, questa aria fredda scendeva e colava in questo giardino che era tutto fatto di muretti bassi. Allora, cosa succedeva? Che quest'aria fredda, quando passava vicino ai piedi, e siccome il corpo è a 37 gradi, risucchiava quest'aria, no? E quindi quest'aria entrava sotto le gonne e toccava le gambe alle signore, no? E quindi questo era interessante perché quando voi vedete poi questa villa non c'è niente di bioclimatico, non c'è un linguaggio dell'architettura sostenibile che è una grande invenzione, una stupida invenzione. Questa è una grande architettura che nasconde dentro di sé degli accorgimenti tecnici, no? Adesso sto costruendo questo edificio a Ferrara, finalmente dopo. Voi sapete, l'Italia è un paese meraviglioso, però ha dei problemi strutturali enormi, no? Quindi una gara pubblica, io ho vinto questo edificio nel 2008, 2008, lo sto costruendo adesso, quindi 8, 9, 10, 11, 12 e
e 13. Quindi potete immaginare, io dico, se rimango in Italia a fare l'architetto, io ho 53 anni, se ogni edificio che faccio ci devo mettere 6 anni, ne faccio ancora due, poi vado in pensione, ma un architetto non può fare due edifici in tutta la sua carriera. No? E quindi dico, siamo condannati a lavorare in giro per il mondo, perché nel mio paese faccio una fatica immensa. No? Questo edificio è la sede regionale per la protezione dell'ambiente, quindi è un edificio pubblico molto importante, molto anche insomma, istituzionale, no? Ed è un edificio tutto di legno, che abbiamo fatto costruire tutto prefabbricato in pezzi di legno. E parte da un principio molto semplice, è un edificio di un piano. Il tetto sono questi camini che sono alti 8 metri e che funzionano come una macchina climatica, no? È chiaro che non è sufficiente, però aiuta molto. Quindi in estate è una regione molto calda e molto umida, quindi hai bisogno di ventilare, di aumentare la ventilazione, i ricambi d'aria, ed inverno usiamo questi camini come delle riserve, come delle piccole serre per mischiare l'aria, no? Adesso vi faccio vedere. Questo è l'edificio, adesso vedrete anche le costruzioni. Questo è un laboratorio che noi usiamo, ovviamente ci sono due modi di fare le analisi, no? Uno può farle in maniera digitale, e ci sono programmi di ogni tipo, oppure li fa fisicamente nei laboratori universitari. Questo è a Torino. A Torino io ho fatto un master, qui ci sono due studentesse del mio master con cui abbiamo fatto un anno di lavoro insieme. E questo è un laboratorio, è il cielo artificiale, dove si prova con un modello reale a capire la qualità e la quantità della luce, no? Quindi era molto importante studiare che luce, che tipo di luce, che qualità, che colore. E quindi il meccanismo era abbastanza semplice, per cui, come dicevo, le serre d'inverno scaldano l'aria nella parte alta che viene mischiata con un ventilatore, un semplice ventilatore che gira al contrario e quindi mitiga l'uso del condizionamento per il riscaldamento. E nel periodo estivo l'edificio funziona come un camino e tira l'aria perché in alto l'aria è più calda e quindi questo sistema aumenta la ventilazione dai giardini all'interno dell'edificio. È chiaro che questo sistema non fa il 100%. Poi voi tutti sapete che noi dobbiamo fare il lavoro creativo dentro il sistema normativo, che è un po' un paradosso, no? Perché se uno fa il creativo è difficile che lo metti dentro una struttura rigida, no? Quindi le norme impongono poi certi standard. Però l'edificio è un edificio che in estate ha una profonda riduzione dell'uso del condizionamento, che è a pavimento. E nel periodo estivo funziona molto bene il sistema di riscaldamento, soprattutto nelle ore diurne, no? Ecco, questo è il cantiere. Mi spiace un po' poca luce. Stiamo montando, è montato tutto il legno, queste sono le barriere a vapore, poi ci sarà tutto il rivestimento, no? A dicembre abbiamo finito. Questo invece è un lavoro che ho fatto qualche anno fa per l'Università di Nottingham a Nimbo ed è un piccolo edificio dentro un campus costruito in 18 mesi. Nottingham University ha aperto un campus in lingua inglese in Cina e mi hanno chiesto di disegnare questo piccolo centro per lo sviluppo delle tecnologie sostenibili e abbiamo fatto una piccola lanterna in questo campus per 18.000, 22.000 studenti costruito in 18 mesi, cioè quelle cose un po' cinesi. E l'edificio era di fatto un edificio nato da un'idea, perché il committente era un ragazzo di 35 anni che ha fatto un regalo alla moglie e gli ha regalato questo centro di ricerca. Vabbè, abbiamo usato l'idea del ventaglio come elemento, diciamo, del decoro e soprattutto non abbiamo fatto vedere i pannelli fotovoltaici, quelle robe orrende, perché i pannelli fotovoltaici sono un oggetto orrendo, cioè è primitivo, è un oggetto primitivo, no? Non si è trasformato da un oggetto come un elettrodomestico, non è ancora entrato nella logica della materia, cioè è una roba che quando l'appiccichi in un edificio è una roba inguardabile. E quindi questo è l'edificio, questa piccola lanterna nel cuore di questo grande parco che rimane accesa, appena appena leggermente trasparente, ma che nasconde dentro di sé una cosa molto importante, anche come questa doppia pelle, un edificio molto protetto dal punto di vista termico,
Perché non è semplice fare un edificio a basso consumo energetico, non è semplice, perché devi mischiare diverse tecniche. Non è come prima che avevo un condizionatore, io giro e diventa caldo, giro e diventa freddo. Quella roba lì non funziona. E in questo caso era una combinazione, essendo anche un edificio dimostrativo, tra le tecniche della massa termica, quindi usare l'edificio. La massa dell'edificio come calore e raffreddamento, una grande protezione intorno all'edificio, un clima molto estremo, molto freddo e molto umido, e molto caldo e molto umido, quindi non si possono aprire le finestre, perché se apri le finestre entrano 40 gradi e il 90% di umidità. E quindi la combinazione era tra un sistema geotermico, un sistema di ventilazione interno, soprattutto sulle fondazioni, perché questi sono i laboratori e queste sono le classi dei dottorati, no? E quindi nel sistema invernale e nel sistema estivo si applicavano delle tecniche per rendere questo edificio al più alto livello di performance, no? Questo è l'edificio finito e non c'è un pannello fotovoltaico a vista perché abbiamo fatto un orto fotovoltaico fuori e abbiamo messo tutti i pannelli a terra e quindi questo edificio è un esempio abbastanza particolare nel contesto cinese in cui si fa vedere che si può costruire un edificio a zero emissioni di CO2. Ora, siccome voi avete un titolo legato allo spazio pubblico, che credo che sia veramente uno dei temi più importanti che affronteremo nei prossimi anni, io sto facendo un progetto molto bello a Catania, nel sud, in Sicilia, per la riconversione di un'area molto grande che è abbandonata da più di 50 anni. È una storia molto bella questa. Questa è Catania, questo è il porto, e qui c'è questo sventramento, perché negli anni 20 l'urbanistica la facevano i nobili in Sicilia, cioè l'aristocrazia che governava il paese. E allora un nobile era stato a Parigi e aveva visto che cosa aveva fatto Haussmann a Parigi, no? Aveva tirato giù mezzo Parigi, aveva fatto i grandi boulevard, no? Tornato a Catania ha detto anche noi tiriamo giù e hanno sventrato il cuore della città. Fai conto che questa è la strada principale, qui c'è la piazza dove c'è il comune, la chiesa e tutto. E questi hanno tagliato tutto questo fronte creando un vuoto enorme. Ora, al contrario, ecco, lo vedi qui, hanno tirato giù tutta questa parte, no? Questi sono 2 chilometri. Solo che rispetto ai francesi che hanno poi ricostruito, gli italiani non hanno più fatto niente, l'hanno tirato giù ed è rimasto tutto lì, no? Poi hanno cominciato a costruire degli edifici abbastanza inguardabili, che sono questi qua, con un indice di costruzione enorme, 15 metri quadri, 15 metri cubi su metro quadrato, quindi praticamente edifici di 15 piani, no? In una città che è una città di 3 piani, a metà di questa costruzione sono arrivati fino qui, hanno detto non si può più fare, e da lì è nata una lite tra i privati e i pubblici, è durata 50 anni. Ora arriviamo noi dopo 50 anni e abbiamo fatto questo piano, che è un piano dove c'è una riduzione drastica di volumetria, ci sono solo 5 metri cubi su metro quadro, quindi sono stati tolti 2/3 di superficie, anche perché in questo momento non li venderesti a nessuno. E l'idea è quella di fare come a Barcellona, no? Una grande rambla che taglia la città in due, che diventa anche un elemento di connessione, no? Ecco, questa c'è un po' di analisi urbanistica. La città dove questo quartiere viene riunito, c'è una grande piazza con la stazione, la piazza della Repubblica e poi finalmente questo passaggio verso il mare, no? Il sistema pedonale di costruire tutto un asse pedonale è un tema molto forte, se in Italia è oggetto di un grande dibattito in moltissime città di cominciare a chiudere il centro e andare solo a piedi, no? Vabbè, qui siamo a Rio de Janeiro, per vedere anche quanto è importante nelle città anche densamente costruite, quanto gli spazi pubblici e gli spazi verdi sono determinanti, no? Quindi le trasformazioni sono delle trasformazioni veramente necessarie, no? Ma il progetto, come sempre, nasce anche da qualche intuizione, no? E quindi questo è il grande boulevard che taglia, questa è la Piazza della Repubblica, questa è la zona della stazione, questo è il nostro progetto, no? Che è di fatto un grande spazio verde, cioè quando l'abbiamo presentato abbiamo detto gli edifici non si vedranno poco, in realtà diventa il polmone verde di una città che è molto asciutta, molto secca, è costruita in maniera molto, molto hard, no? Questo è un esempio di Valencia, il grande cuore verde di Valencia, e qui
è il sistema, la città scende un po' verso il mare, ha una leggera pendenza, questo è il fronte delle terrazze, questo è tutto lo spazio pubblico, no? Poi, vabbè, in Sicilia ci sono degli esempi straordinari, questa è la Camera dello Scirocco, è una camera dove la nobiltà scendeva, si sedeva intorno a questa panchina e qui c'era una pozza d'acqua con un corridoio che faceva evaporare l'acqua, no? E quindi nelle giornate di Scirocco, quando ci sono 40-45 gradi, si stava seduti in questo salotto di pietra dove la temperatura scendeva di 15 gradi, no? Ecco, questo è il progetto dell'acqua, questo è un teatro romano incastrato dentro alla città, le famose giardini di Babilonia che era il punto di partenza e il nostro progetto che poi è questo, è una grande, poi siamo nella parte del barocco, quindi c'è anche questa idea della forma e questo grande paseo, dove sono 3 piani di edificio, diventa la grande passeggiata pubblica, il grande spazio pubblico, il nuovo grande spazio pubblico della città, no? Ecco, questa è la grande colata. L'idea anche, l'Etna è attaccato a Catania, una grande città vulcanica dove scorre molta acqua sotto la città, e l'idea che anche il colore della pavimentazione, un posto dove c'è una grande tradizione della ceramica, diventasse un po' come una grande colata lavica, no? Questo è un po' il progetto. E poi volevo farvi vedere gli ultimi due progetti, sì, ho finito, che è un altro lavoro di impegno sociale. Questo, sapete che a Bologna, in quella zona, c'è stato un terremoto 1 anno e mezzo fa e abbiamo partecipato a delle gare per la ricostruzione delle scuole. Il problema di questo bando è che bisognava progettarlo in 7 giorni e 40 per costruirlo, che è una sfida un po' complicata per fare un edificio molto velocemente, no? Questa è la zona, è il paesello di Mirabello, questa è la zona del terremoto, Ferrara, Bologna, Modena, Parma, qui c'è Venezia, il nostro sito, un primo disegno e poi l'edificio molto semplice, costruito come un kit, l'abbiamo montato in un weekend, il venerdì, sabato e domenica, sono stati montati tutti i pannelli di cemento e l'abbiamo presentato così, come una specie di gioco dove metti insieme tutti i pezzi e questa è la scuola. E l'abbiamo fatta da agosto alla fine di settembre, i primi di ottobre la scuola era aperta per i bambini. Quindi era anche evidente che è un grande limite progettuale, non è che potevamo fare proprio quello che volevamo, però era importante anche lavorare col tema della prefabbricazione leggera per capire se si apre anche uno scenario interessante dal punto di vista di costruire edifici sicuri, alte performance e, come dire, in qualche modo con un minimo di decenza. Ecco. E con questo finisco raccontandovi questa ultima storia. Io ho creato 2 anni fa un'associazione che si chiama Building Green Futures, che è una fondazione che si occupa di sviluppare progetti nei paesi in via di sviluppo dove c'è assolutamente bisogno di conoscenza, non di tecnologia. Cioè, noi dobbiamo fare un trasferimento di conoscenza, non di mandare lì le macchine, no? E stiamo costruendo adesso, anche grazie alla Banca Islamica per lo Sviluppo e le Nazioni Unite, lavoriamo con l'agenzia dell'ONU che si chiama UNRWA, l'agenzia dell'ONU che tratta il popolo palestinese, e stiamo facendo questa scuola a Gaza, che è una sfida molto importante. Gaza è importante al di là del dramma umano e politico, in cui io non entro. Però Gaza è la finestra su quel mondo che non vorremmo mai vedere, è un posto che rappresenta quell'incubo, no? Di vivere in un posto dove non ci sono risorse, dove ci sono l'80% delle persone che non hanno lavoro, non c'è petrolio, non c'è acqua e c'è una miseria diffusa. Quindi è un po' lo spettro, no? Della parte peggiore del mondo, no? Allora, in un paese in cui non c'è niente, dove non si può fare niente che non costruire degli edifici che in qualche modo aiutino anche le popolazioni, con l'ONU abbiamo fatto un programma, questo è un programma che si chiama 100 scuole per Gaza, ed è un programma delle Nazioni Unite, perché le Nazioni Unite sono gli unici che possono costruire, fare educazione, fare welfare,
e occuparsi delle popolazioni. E allora l'idea è quella di cominciare ad aprire un nuovo scenario, di costruire delle scuole altamente sostenibili, ma nel senso più semplice della parola, cioè il recupero dell'acqua, il riciclo dell'acqua, la protezione solare, la massa termica, migliorare le condizioni termiche all'interno dell'edificio. E questo era molto importante perché i bambini sono uguali in tutto il mondo, hanno tutti la stessa energia, tutti la stessa forza e tutti gli stessi desideri. Questa è una foto che ho fatto quando siamo andati a visitare le scuole dell'ONU, dove ci sono 1200 bambini che entrano e 1200 bambini che escono. Ci sono 2500 bambini che si scontrano in un cortile. E queste scuole sono scuole usate 2 volte al giorno, cioè la mattina fino all'una e dall'una fino al pomeriggio, perché ci sono ancora 40.000 bambini che non hanno accesso alla scuola. Allora, quando abbiamo parlato di questo, abbiamo detto: ma perché non facciamo una scuola dove ci siano delle performance migliori? Perché c'è una regola molto semplice: l'apprendimento di un bambino, come di un adulto, quando è seduto in un'aula, la sua capacità di apprendere è legata alle condizioni di comfort. Non c'è verso, c'è un diagramma molto semplice che più aumenta la temperatura o diminuisce, più si abbassa la curva dell'apprendimento. Quindi quando abbiamo presentato questo progetto ai donatori era molto importante spiegare del perché, perché dici uno a Gaza ha dei problemi vitali, no? Cioè deve mangiare, deve sopravvivere. Però la costruzione di un edificio è una costruzione molto importante, è un segnale per dare dignità alle persone e farle vivere in una condizione migliore. E poi costruire gli edifici costruisce dei ricordi, costruisce la storia, perché questi ragazzi poi si portano a casa una memoria di uno spazio bello dedicato a loro, no? Quindi abbiamo fatto questa scuola che ottimizzava al massimo tutte le risorse, sono dei cilindri di cemento, quelli che si usano per le fognature, che vengono riempiti con la terra degli scavi, questi grandi cilindri fanno la massa termica dell'edificio, quindi immagazzinano energia. E questo grande tetto è un tetto che fa da protezione solare, ma nello stesso tempo raccoglie le acque piovane, perché siamo alla stessa latitudine della Sicilia, ci sono 600 mg per metro quadro l'anno, che copre quasi l'80% del bisogno della scuola, no? Quindi questo è il grande tetto di lamiera semplice che raccoglie l'acqua. Questo giardino è un giardino con le piante che riciclano l'acqua, quindi le acque grigie vengono riutilizzate completamente. E l'edificio funziona con una tecnica millenaria, l'hanno fatta i persiani, l'hanno fatta gli indiani, e utilizza il sistema delle fondazioni dove la temperatura d'estate è più freddo e d'inverno è più caldo, e quindi attraverso il sistema delle fondazioni emettiamo dell'aria più calda all'interno e le evacuiamo per questi camini, e nel periodo invece estivo aumentiamo i ricambi d'aria, perché questi camini molto caldi succhiano aria, perché fa un effetto camino, prende l'aria dalle fondazioni e aumenta la temperatura, i ricambi d'aria. Ora questo abbassa la temperatura di 4, con molto ci siamo stati molto cauti, da 4 a 6 gradi, che è una differenza enorme fatta senza macchine, non c'è una parte meccanica in questo edificio. E questo rende, l'edificio è un po' cresciuto, però protezione solare, massa termica, una costruzione molto semplice, e questo edificio costa 2 milioni di dollari, che vuol dire 350 euro al metro quadro, no? Cioè, tanto per darvi l'idea di che cos'è il costo di questa cosa, 350 dollari. E ora per chiudere vi racconto questa storia che è una grande storia di ottimismo. Marco Polo, voi conoscete, ha fatto questo grande viaggio, no? Però quando si è fermato in Persia, nel deserto della Persia, i persiani, che non avevano mai visto un veneziano, lo hanno accolto a braccia aperte, cioè un grande segno di amicizia. E quando lui è arrivato in questo villaggio, la gente, in segno di amicizia, gli ha offerto un gelato al tamarindo. Un gelato al tamarindo nel 1271 è una domanda interessante, ma come facevano a fare il gelato i persiani nel 1270? Beh, i persiani nel 1270 facevano il gelato perché costruivano un edificio, questo qui è un edificio che ha una forma di una C, no? Sono due muri, un muro lungo e due corti, e
prendevano la terra da questo scavo, che è una grande cisterna, su cui costruivano una cupola. Però cosa facevano? Siccome l'acqua è un bene molto prezioso che nel deserto non c'è, andavano a raccogliere l'acqua, costruivano questo muro. Questo angolo è l'angolo invernale del sole, quindi questa piccola piscina rimaneva anche durante il giorno sempre senza sole, quindi sempre fredda. Durante la notte mettevano su questa piscina uno strato di pochi millimetri d'acqua. Questa, fai conto che questo è un muro lungo 70 metri, quindi lì di acqua ce ne andava molto, no? Allora, per effetto della calotta celeste, quindi il cielo è a meno 55 gradi, per effetto della calotta celeste e per la trasparenza del cielo, per l'effetto radiante, quest'acqua di notte ghiacciava. I persiani notte dopo notte riempivano di ghiaccio questa cisterna. Questo è, come dire, è una grande macchina tecnologica questa, perché probabilmente prima di fare questa cosa qui ci avranno messo 1000 anni a scoprire che funzionava così. Notte dopo notte riempivano di ghiaccio e di paglia questa cisterna, che ovviamente dopo un po' ghiacciava tutta la terra e manteneva il ghiaccio tutto l'inverno, tutta l'estate. E la cupola è una cupola che protegge dal sole nel periodo estivo, perché la radiazione solare in questa cupola, con una piccola apertura, fa sì che tutto il calore esce e quindi non fa radiazione sul ghiaccio. Allora, i persiani nel 1270-1271 facevano il gelato senza l'energia, solo attraverso la conoscenza. Allora, io dico, la sfida che abbiamo davanti noi, che abbiamo strumenti, tecnologie, vediamo l'invisibile, e tutto il mondo che vogliamo lo vediamo, lo capiamo, conosciamo tutti i fenomeni. Io dico, alla fine abbiamo un'eredità talmente importante e una conoscenza così forte che la sfida che abbiamo davanti è una sfida che possiamo solo vincere. Grazie.